Bene, buonasera, benvenuti a questo appuntamento curato dall'Università Cattolica e dall'Istituto Giuseppe Toniolo. Affronteremo questa sera un tema molto particolare e molto interessante, e cioè il tema delle esperienze di vita comune, di vita comunitaria tra i giovani italiani. È il tema di una ricerca condotta circa un anno fa, tra settembre e novembre 2020, da Fabio Introini, Cristina Pasqualini e Paola Bignardi, e pubblicata in un ebook da Vita e Pensiero. Una ricerca condotta in ambito essenzialmente ecclesiale, ma che, come sentiremo, offre molti spunti e molte riflessioni sul tema di qual è lo spazio di esperienze comunitarie, qual è la dimensione di esperienze di vita comunitaria tra i giovani italiani. Ascolteremo in questa nostra occasione di riflessione, che ha come titolo Insieme è meglio, giovani e vita comune, ascolteremo non solo alcuni dati salienti, alcuni elementi salienti circa questa ricerca, ma anche la voce diretta di alcune esperienze che sono parte di questo volume, di questa ricerca, dalla viva voce di chi poi le sta vivendo e portando avanti. Allora io chiedo subito, noi abbiamo diciamo una modalità molto snella e rapida di conduzione di queste nostre riflessioni, di questi nostri dialoghi, e chiedo subito ai ricercatori Fabio Introini e Cristina Pasqualini di introdurci agli elementi essenziali, le cose più interessanti, più significative emerse dal loro lavoro, che è nell'ambito appunto dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, che vi vede collaboratori e protagonisti da molto tempo. Quindi in questo senso vi do il benvenuto e do il benvenuto anche a tutti i partecipanti a questo momento di riflessione, e anche ai nostri ascoltatori, con cui resteremo anche in contatto attraverso i commenti che ci faranno pervenire. Prego, Fabio. Grazie Roberto per il benvenuto e per la presentazione. Allora dico subito che appunto il compito mio e di Cristina in questo intervento bipartito è quello di iniziare a mettere a tema la vita comune attraverso i risultati di questa indagine che già tu presentavi, che è stata realizzata con l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, con ODL grazie a un finanziamento di Regione Lombardia. È una ricerca che nasce, diciamo, soprattutto dall'incontro, come già tu Roberto anticipavi, con alcune esperienze di vita comune presenti nelle diocesi della Lombardia, e alcune presenti, due in particolare anche oggi, e ringrazio per la loro presenza, e soprattutto credo che molte delle cose che diremo io e Cristina inizialmente, quindi magari un po' più astratte, diverranno decisamente molto più chiare nella seconda parte del nostro incontro. Mio obiettivo, il mio scopo dovrebbe essere quello di raccontare un po' i tratti salienti di questa
particolare esperienza che è la vita comune, così appunto come li abbiamo sentiti formularsi, così come si sono formulati nelle parole delle persone che abbiamo incontrato sul nostro campo di ricerca. Ho una serie di elementi, sono non tantissimi ma un po', e quindi temendo di non riuscire a dirli e commentarli magari per filo e per segno nella loro singolarità, vado subito un po', spoilerò in qualche modo un po' il finale, quindi vi dico quello che secondo me, Cristina, ci è parso essere il tratto comune di tutti questi elementi, che poi ecco magari vedremo anche singolarmente. Allora, dal nostro punto di vista, ecco, possiamo pure vedere la slide. Questo intanto è il volume in cui la ricerca è restituita. E, allora, sostanzialmente a noi è parso di poter dire questo, che la vita comune ha come significato soprattutto questo per i giovani del nostro tempo, quello di rendere nuovamente plausibile per loro un'esperienza di fede comunitaria, in cui, diciamo, ci guadagnano sia la fede che la comunità stessa. Cioè, ecco, la vita comune rende nuovamente plausibile, sperimentabile e sensato il sentirsi parte della Chiesa oggi. Perché? Perché appunto nella nostra società si continua sicuramente a parlare di fede, ma soprattutto come esperienza, diciamo, individuale ed interiore, come ricerca personale di senso e di significato. La vita comune, invece, rimette in gioco la possibilità di una fede vissuta e spesa comunitariamente, in un periodo in cui, diciamo così, le parrocchie fanno più fatica a essere quel centro a un tempo religioso e comunitario della nostra vita sociale, come nella nostra tradizione lo sono in qualche modo sempre state. La vita comune è allora un nuovo territorio di incontro, potremmo dire così, tra i giovani e chiesa, tra giovani e chiesa, in cui entrambe le parti sperimentano nuovi modi di essere, anche nuovi modi di relazionarsi tra di loro, modi che possono essere anche appunto significativamente innovativi. Dal nostro punto di vista, il senso di questa esperienza è che appunto per, diciamo così, trovare una sintonia con i giovani, la Chiesa non deve solo rinnovare il linguaggio, ma deve proprio rendersi abitabile in maniera diversa. Ecco, io utilizzerei proprio questa esperienza, deve rinnovare un po' il patto, chiamiamolo partecipativo, tra i giovani e la Chiesa, e la vita comune è un po' la via, il territorio di questo incontro, di questo rinnovato patto. Ecco, questa prima slide ci mostra alcuni di quegli elementi che vi dicevo, possiamo anche commentare singolarmente. Li leggo molto rapidamente. Allora, intanto, ecco, la vita comune mostra ai giovani un volto diverso della Chiesa, una Chiesa che non giudica, ma che invece appunto sa accogliere e soprattutto sa accompagnare il giovane nelle sue scelte, nel suo percorso di fede, e che insomma fa un pezzo di strada insieme ai giovani. Ecco, in questa esperienza la Chiesa fa veramente un pezzo di strada insieme ai giovani, che fanno tra di loro un pezzo di strada in comune. E proprio per questo riesce a rendere verosimili, e uso ancora una volta questa parola, plausibili, le grandi domande della fede, quelle domande che magari insegnate, diciamo così, o commentate a catechismo o lette sui libri possono sembrare o astratte o fuori contesto, ma che nella vita comune trovano invece la loro pertinenza, la loro salienza e la loro appunto significatività. In vita comune torna a parlare di fede, si torna a mettere la fede come tema comune di discussione, quando magari invece nella nostra vita quotidiana tende a nascondersi appunto nel privato delle ricerche individuali di senso. E soprattutto direi che la spiritualità in vita comune, perché poi la vita comune sono esperienze, come vedremo, di vita comunitaria, la spiritualità torna ad essere non solo dimensione appunto interiore, ma occasione per costruire nuove ritualità, nuovi appuntamenti, nuove forme di condivisione e di collaborazione tra i ragazzi che le sperimentano. Appunto, questo è molto importante, soprattutto laddove andiamo a dire che i nostri rapporti sociali e le nostre relazioni si sfilacciano. Ecco, chiuderei dicendo che in vita comune i giovani imparano anche a costruire legami solidi, legami forti, soprattutto con una, diciamo così, grammatica diversa rispetto a quella della reversibilità e dell'effimero che diciamo la nostra cultura tende a privilegiare. Possiamo passare alla slide successiva, grazie. Allora, questa, la successiva ancora, grazie. Questa indagine è un'indagine che è durata un anno, quindi da settembre del 2019 fino al novembre del 2020, è un'indagine che ha previsto diverse azioni di ricerca. Un'azione di ricerca interessante ha riguardato un'indagine quantitativa con survey, in cui abbiamo voluto ascoltare i giovani nelle diocesi lombarde,
per capire quali sono le loro opinioni rispetto alla vita comune, anche i loro atteggiamenti, i loro comportamenti. Allora, questo risultato ci sembra già interessante perché ci dice che la vita comune innanzitutto è attrattiva per i giovani che hanno un'età compresa tra i 17 e i 29 anni, interessa, non escludono di volerla fare in futuro, alcuni addirittura l'hanno già fatta. Perché è attrattiva? Che cos'è che la rende attrattiva? Perché attraverso questa esperienza imparano a stare con gli altri, a creare legami solidi e stabili, così si esprimono. Ma è un'esperienza che può permettere loro anche di sperimentare la vita in comunità o anche di conoscersi più in profondità. Nella slide successiva vediamo un altro strumento che abbiamo utilizzato per conoscere le loro opinioni rispetto alla vita comune. Come la vedono la vita comune? Questo è un differenziale semantico. Ci dice una cosa fondamentalmente, che secondo i giovani la vita comune è un'esperienza nuova. Allora, spesso sentiamo nella Chiesa che la vita comune è un evergreen, in realtà sì lo è, però la percepiscono in realtà come un'esperienza nuova, poco diffusa e quindi la cercano con curiosità. È un'esperienza positiva perché la percepiscono come calda, vicina, bianca, aperta, giovane, particolare, inclusiva, sacra, religiosa, simpatica. Però tuttavia, attenzione, è anche un'esperienza impegnativa, soprattutto quando è un'esperienza che magari richiede più anni, 1, 2, 3 anni addirittura. È un'esperienza impegnativa, infatti la descrivono anche come ruvida, pesante, difficile. Quindi la vita comune non è una vacanza, è un momento di impegno. Nella slide successiva, che è l'ultima che conclude questa presentazione dei risultati, vi dico qualcosa rispetto alle persone che effettivamente hanno fatto un'esperienza di vita comune. Sono persone che abbiamo intervistato con interviste molto approfondite e se leggiamo su i tre tempi, vediamo che cosa. Che sostanzialmente ci hanno raccontato di essersi avvicinati alla vita comune in un momento particolare della loro vita, in cui erano un po' fermi, oppure erano un po' in ricerca. Quindi hanno scelto di fare un momento di discernimento insieme a coetanei della stessa età. Quando hanno vissuto questa esperienza, che cosa hanno fatto? Si sono messi alla prova, hanno sperimentato una prima autonomia dalla famiglia, che è un aspetto molto importante, hanno imparato a coltivare relazioni calde, orizzontali, perché comunque anche questo ha una sua complessità. Hanno sperimentato uno stile di vita essenziale, hanno imparato quindi a dar valore alle piccole cose importanti, hanno sperimentato anche uno stile caritativo, si sono confrontati con vocazioni differenti, che avviene sempre più difficilmente nel nostro tempo. Escono da queste esperienze in cui sentono di aver messo a fuoco se stessi grazie agli altri, così ci dicono. Sono pronti a fare scelte importanti, hanno maturato una vocazione, hanno fatto proprio uno stile di vita fraterno che possono quindi applicare anche al di fuori da queste esperienze. Si sono incamminati, hanno camminato verso quella che è l'età adulta e quindi questo ci sembra molto importante, non da ultimo anche per questo aspetto. Mi fermo qui per il momento e vi ringrazio. Bene, grazie. Grazie per questa presentazione che è già piena di aspetti molto interessanti da approfondire, da esplorare ancora nel nostro spazio. Ora, per introdurci alle esperienze di vita comune di cui il volume appunto è ricco e pieno, c'è un video che vi proponiamo e che è un video della casa Legami di Como. Poi ne parleremo brevemente. Prego la regia di mandarlo in onda. Abbiamo da subito sentito questa casa un po' come nostra, no? Sì, diciamo proprio andiamo a casa Legami, mamma vado a casa, dicevo, no? Quasi come se fosse un'altra casa. Ho visto cosa può nascere dalla vita condivisa e mi ha cambiato questa cosa, mi ha fatto desiderare la stessa cosa per la mia vita. Sono dei ragazzi molto semplici, molto normali, che vivono una vita quotidiana però insieme.
tentativo è quello di sperimentare una bella e sana amicizia anche per sentirsi uniti come credenti e come cristiani, perché oggi essere cristiani è molto difficile, c'è il pericolo di essere contraddetti, di rimanere soli, e allora ci si aiuta gli uni gli altri portando ciascuno il proprio dono nel rispetto della differenza di ciascuno, ma anche nella scelta comune di seguire Gesù. Vivere insieme, cioè, ti fa sentire la fraternità, no? Ti fa vivere come fratello di qualcuno e quindi di conseguenza anche come figlio, no? E quindi poi davvero, cioè, ci accorgiamo che nella relazione con l'altro scopriamo, diventiamo sempre anche di più noi stessi, scopriamo il nostro posto, la nostra vocazione, la nostra chiamata, penso che sia un po' quello che tutti i giovani vorrebbero un po' fare nella vita, no? Ci si conosce, è vero, tantissimo. Beh, io sono una zuccona e è bello vedere quanto il confronto, l'incontro in casa quotidiano molto naturalmente ti faccia uscire da te, ti apra alla vita. Allora è proprio un cambiare lo sguardo attraverso la relazione, un entrare in relazione per cambiare anche i propri sogni e dire allora non sogno più per me, no? Ma sogno per noi, sogno per... non è più un sogno che si tiene per sé. Facendoti sperimentare una bella libertà, che si sperimenta tanto nello stare insieme, nel capire che legarsi a un'altra persona cioè, ti libera. È questo incrocio con l'altro che veramente diventa specchio di te, e in cui vedi il limite, no? Il limite da superare, vivendo legami per le strade, l'incontro con il povero, a un certo punto ho sentito il bisogno che quello stile imparato lì in strada potesse prendere molto più spazio all'interno della mia vita, tanto da diventare, potrei dire, tutto il resto a parte il lavoro, no? Quindi un contesto più che un incontro. E così è nata la casa. Noi abbiamo varie case sfitte, non occupate dai preti, le case parrocchiali, quindi ci sarebbe la possibilità anche di mettere a disposizione ad altri giovani che intendono fare questa esperienza di comunione, di accoglienza, di vicinanza ai poveri. La parte più bella di vivere in questa casa è l'amore dei fratelli, è sentirsi amati dai fratelli. Era proprio un momento in cui la mia vita mi stava chiedendo, no? Come sono uscita di casa, che senso ha questo vivere con un'altra persona se non ti senti pienamente bene, no? Non stai camminando. Io mi sentivo abbastanza ferma in quel momento lì e questa proposta è arrivata al momento giusto, al momento di queste domande qua, e per cui ho detto sì, dai, mi butto, no? I fratelli sono innanzitutto quelli che vivono qui con me e poi le persone che incrociano questa casa. Mi viene in mente Khaled, un ragazzo che passa spesso, ecco, che cerchiamo di aiutare nel nostro piccolo e che danno senso anche all'esistenza di questa casa. Siamo molto diversi l'uno tra l'altro, con l'altro, ma questa diversità è fatica ma è anche tanta ricchezza, perché fa scoprire tante parti di te stesso. È proprio da lì che parte, no? Quando qualcosa dell'altro non segue i tuoi schemi. Ed è lì che comincia la fraternità. Scusami, ma tu hai la camicetta e il maglioncino per il video? No, sono andato a Milano. Ci sono i giovani, quelli veri.
Bene, allora Filippo De Rosa, ti abbiamo visto tra i protagonisti di questo video, ora vorrei che ci parlassi ancora di questa esperienza veramente diversa e originale, ma intanto io ho un paio di domande da farti, e cioè la prima è questa: come si accede, come si arriva a maturare una scelta di questo tipo? E secondo, cosa c'entra la vocazione? Se ne è parlato sia nella presentazione, del volume che in qualche brano del vostro video. Cioè, che cosa intendiamo? Cosa intendete voi per discernere la propria vocazione nell'ambito dell'esperienza che state facendo? Grazie Roberto per l'invito a questo webinar, per le domande. Sono qui in compagnia di Valeria, che è la zuccona che avete visto nel video. Ma come si accede a questa esperienza? Ognuno direi in modo particolare, attraverso la propria esperienza, la propria vita. Io quindi parlo per me e dico attraverso un'esperienza che si vive a come si chiama Legami, un'esperienza di incontro tra giovani e persone senza dimora. Cerchiamo di far incontrare quante più persone giovani con il mondo della marginalità e stiamo a vedere le cose magnifiche che accadono. Questo incontro è avvenuto anche per me e in quell'incontro lì, nel sedersi per terra accanto alla persona cosiddetta bisognosa, si scopre uno sguardo sulla realtà che è paradossale, diverso, e è da partire dalla fragilità di quello che riscopre tuo fratello. Quindi da lì, quello sguardo lì si ripropone su tutte le cose si è riproposto su tutte le cose della mia vita. E quindi è stata una scelta, diciamo, molto naturale per me accedere a Casa Legami insieme agli altri due ragazzi con cui abbiamo aperto questa casa un paio d'anni fa, qualcosa in più. È stata una scelta molto naturale. E è una casa che appunto esiste da un po' di tempo ed è nata non qui dove vedete, dove avete visto anche il video, ma in una casa un po' più lontano e in maniera indipendente. E solo in un secondo momento ci è stata data la possibilità da una parrocchia, siamo stati accolti da una parrocchia che ci ha dato questa opportunità di accogliere anche altre persone. Adesso siamo in 8. Il tema della vocazione, ecco, cos'è questa vocazione in cui entrare? Io credo che sia più che un cosa, un come. Non è intanto il centro di questa casa cosa si fa effettivamente, ma è la relazione. Il punto è proprio la relazione, e cioè a partire da quella relazione con i fratelli, sia quelli in strada, che poi diventano quelli anche in casa, quel modo di stare all'interno della casa diventa sorprendente proprio perché al centro c'è una cura. Credo che sia una parola chiave. E in questa cura non esiste una regola, esiste l'amore per ognuna delle persone che vivono all'interno di questa casa. E quindi non c'è bisogno di avere una tabella in cui decidiamo i turni per fare la lavatrice, ad esempio, perché è un modo di starci dentro, è l'accorgersi del fratello, l'aver cura, che, ecco, detta questa legge dell'amore, direi, all'interno della casa. Perché la cosa sorprendente è sperimentare che più ci si dona, e più la vita prende senso, no? È una questione esistenziale, la vita comune, mettere in comune la vita. E quindi, appunto, più doni, più esisti. E
Valera, vuoi aggiungere qualcosa? Io arrivo dalla stessa esperienza di Filippo, cioè da legami, ed è stato bello essere contagiata sulla vita comune. E, mi viene in mente l'altra sera che abbiamo fatto un momento con alcuni ragazzi di legami in cui si condivideva un po', perché oltre all'uscire in strada è proprio anche rendersi conto che accanto hai un fratello, e lo facciamo anche con i ragazzi con cui usciamo in strada. Per cui è stato fondamentale trovarci e condividere, camminare insieme. E uno dei ragazzi dice, in tante esperienze fatte non ho trovato questa cosa, cioè stare bene e stare insieme. E quindi penso che sia un po' il centro anche di quello che viviamo noi, stare bene insieme. Ecco. E vi invito a venire. Basta. Bene, speriamo che molti possano accogliere questo vostro invito, perlomeno per conoscervi meglio, perché è una realtà molto particolare, non è così diffusa e così è presente nell'ambito delle vostre generazioni. Avrei un'altra domanda, ma se abbiamo un po' di tempo dopo ve la ripropongo. Intanto vorrei proporre il secondo video di questa nostra serata, che riguarda, invece ci illustra, la comunità Efraim di Olgiate Olona, un video che è stato prodotto grazie alla pastorale giovanile della diocesi di Milano. Prego la messa in onda. Sono Daniele, ho 30 anni e sono in comunità da 2 anni. Non siamo fatti per vivere da soli, non siamo fatti per crescere da soli, abbiamo bisogno di una comunità. Ho scelto di fare questa esperienza perché mi interessava indagare sul tema della relazione, cioè del mio rapporto con l'altro, inteso anche come qualcuno che non conosco. Cioè siamo sempre abituati o educati a interrogarci sul rapporto che abbiamo con i nostri amici, con i nostri affetti più cari, ma non siamo minimamente preparati a capire le dinamiche che ci sono tra i rapporti, cioè all'interno dei rapporti con degli sconosciuti. Quello che contraddistingue questa esperienza è il fatto che chi sceglie di venire a vivere in comunità non sceglie le persone con cui condividerà questo percorso, ma l'esperienza in sé. Durante l'anno organizziamo una serie di eventi che ci permettono di aprirci alla cittadinanza, trasmettere dei valori in cui crediamo molto e a sostenere dei progetti a noi molto cari. Ecco, almeno per queste tre cose io ritengo raccomandabile la vita comune: conoscere sé, aiutarsi nel cammino della fede, della crescita personale e coltivare quella conversazione qualificata che permette di affrontare le domande serie della vita. Bene, abbiamo Anna Mascellani, scusami, in collegamento. Vorrei chiederti, ciao Anna, ecco, si è parlato di percorso, no, nel vostro video, anche seppur molto brevemente, naturalmente, ma dove arriva questo percorso? Qual è l'esito di questo percorso? Ma allora, noi in comunità stiamo 3 anni, è un percorso di 3 anni, per cui diciamo incontriamo delle persone che non abbiamo scelto e ci accompagniamo per un periodo piuttosto lungo, perché comunque appunto 3 anni diventano una, appunto, un'esperienza importante. E si arriva a seguire ognuno la propria strada, nel senso che l'obiettivo di questa comunità è scoprire se la vita comunitaria ci piace. Se ci piace, a chi piace, c'è la possibilità di continuare, di fare un percorso di scelta comunitaria permanente, mentre invece si può anche capire tranquillamente che è stata una bella esperienza, ma che finisce qua. E diciamo il centro dell'esperienza è capire che cosa si vuole dalla propria vita, che poi è quello che appunto poco fa veniva chiamato vocazione.
capire qual è il posto che vogliamo avere nel mondo. Noi in comunità abbiamo una regola che si fonda principalmente sulla figura dell'uomo planetario e sull'idea dell'ecologia integrale. Quindi diciamo che molti dei nostri percorsi, delle nostre formazioni sono orientati a guardarci a noi come comunità nelle nostre relazioni personali, ma anche avere sempre un occhio molto aperto all'esterno, a vedere cosa succede nel mondo e ad essere parte attiva di questo mondo. Quindi fondamentalmente è una comunità che non vuole chiudersi in se stessa e che vuole forse un po' lanciare nel mondo persone che hanno trovato la loro identità, o vabbè, che comunque continuano a cercarla, perché poi non si può mai parlare di una scoperta definitiva di se stessi, mi viene da dire così. Bene, ma cosa significa, se posso chiederti, un'ipotesi, è un'ipotesi immagino, no? Quella di scelta comunitaria permanente di cui hai parlato, vuol dire entrare in una dimensione anche proprio di scelta vocazionale definita, scusami, parlo di voti o insomma essere, entrare in una scelta vocazionale di quel tipo, una scelta adulta, vuol dire mantenere una sorta, come dire, di cittadinanza comunitaria all'interno della propria vita. Voi condividete qualcosa di più che non, immagino, credo, che non il lavoro, la professione o l'attività di studio o anche l'attività, come dicevi tu, diciamo, come di sguardo e di impegno generale nei confronti della realtà. Sì, allora, nella vita quotidiana mi viene da dire che condividiamo praticamente tutto, nel senso che ognuno ha il suo lavoro, la sua propria attività, ma dal momento in cui si rientra a casa nessuno si chiude nel suo spazio privato, no? Ogni momento, ogni tempo è condiviso con chi c'è in casa. La cosa bella è che noi viviamo in un grande cortile con altre due comunità che sono comunità permanenti, per cui in realtà abbiamo davanti agli occhi due grandi esempi di comunità laiche permanenti, di persone che 20 anni fa una comunità e 5-6 anni fa un'altra hanno scelto di creare ciascuno la propria famiglia, ma continuare una vita comunitaria, diciamo un po' nell'idea che la forza del singolo non solo si somma alla forza dell'altro, ma si moltiplica, no? Una comunità che ha un obiettivo specifico non ha solo la somma delle forze dei propri componenti, ma molto di più. E quindi appunto abbiamo questi due grandi esempi davanti agli occhi e quotidianamente ci chiediamo se è quello che vogliamo, che appunto è una scelta che prescinde dal dover prendere dei voti o comunque da una scelta di vita consacrata, perché comunità può essere qualunque realtà che condivide un obiettivo, un ideale e la quotidianità. Va bene, grazie. Grazie Anna. Poi appunto, come anche con Filippo, se avremo un attimo di tempo ritornerò da voi. Ora abbiamo un'altra, ascoltiamo le voci che provengono da un'altra esperienza di vita comune che ha caratteristiche molto diverse e che è quella dei collegi dell'Università Cattolica. Quindi esperienze di vita comune determinate dal fatto di studiare soprattutto e compiere il proprio percorso di formazione e di educazione, ma dentro un'esperienza di comunità in qualche modo, adesso la sentiremo descrivere, come è quella dei collegi. Quindi vorrei chiedere ora a Leonardo Cervi del Collegio Ludoviciano di portarci la sua esperienza. Prego Leonardo. Buonasera, mi presento, io sono Leonardo Cervi, ho 19 anni e sono uno studente del secondo anno presso la Facoltà di Giurisprudenza. Oltre ad avere la gioia di studiare qui a Milano in Università Cattolica,
Sono anche un membro del Collegio Ludovicianum, di cui da quest'anno ne sono anche il presidente della Commissione Liturgica. L'anno scorso da matricola sono stato il segretario. Ecco, la commissione di che si occupa? La commissione, sotto la guida del proprio assistente che ci dà una mano, nel nostro caso specifico è Don Lorenzo Mancini, definisce l'itinerario spirituale della comunità collegiale. Quindi ci occupiamo di celebrare della celebrazione eucaristica e di altri eventi collegiali ed intercollegiali di natura liturgica. Mese che verrà a dicembre stiamo organizzando coi quattro collegi di Milano la veglia intercollegiale. Faccio un veloce passo indietro. A Lucca, nella mia città, io sono stato per 3 anni catechista dei ragazzi della scuola elementare. Ecco, io quella la considero un'esperienza di vita comunitaria, oltre che una possibilità di entrare in contatto ed interloquire con ragazzi molto più lontani di a me di età e con i loro genitori, quindi persone adulte. È stata un'esperienza che tuttora mi lascia molti insegnamenti. Quando venni qui a Milano, decisi di cercare e di continuare quella mia esperienza di gioventù e di vita comune. Quindi nel ponderare questa mia scelta, il collegio, proprio per la sua natura e per il modo in cui è strutturato, lo vedi come la scelta più sensata e coerente. In questo ambiente ho trovato ragazzi coetanei provenienti da tutta Italia, da Trieste a Siracusa, tutti molto motivati e volenterosi di studiare, di partecipare e di crescere. Vi dico 2 cose in merito. La prima, oltre alle messe infrasettimanali che organizza il nostro assistente spirituale, abitualmente il sabato sera o la domenica mattina, per venire incontro alle esigenze di ciascuno, insieme ad altri collegiali ci rechiamo tutti insieme alla messa, almeno viviamo questo aspetto ancora più in comunità. Un altro esempio, ho un mio caro amico che dall'anno scorso è presidente della FUCI Lazzati. La FUCI, per chi non lo sapesse, è la Federazione Universitaria Cattolici Italiani ed il gruppo Lazzati è appunto il gruppo della nostra università, gruppo da cui da un anno a questa parte ne faccio parte anch'io. La scorsa settimana il gruppo FUCI, appunto in Università Cattolica, ha presentato il suo libro in cui raccontiamo e celebriamo il centenario dell'università e del 125esimo anno della nostra federazione. Quindi il collegio mi ha dato anche l'opportunità, tramite i suoi membri, di avvicinarmi anche in questo aspetto. Per concludere il mio discorso, parlando proprio del collegio, il collegio con il suo clima familiare, posso dire che è il luogo ideale per ogni ragazzo fuori sede che si appresta a vivere l'università, ma decide di accompagnare, quindi di approfondire questa sua scelta, il suo percorso accademico, con una vasta gamma di attività culturali, ricreative e comunitarie. La scorsa settimana Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giulio Dori, a seguito della celebrazione della Santa Messa e dopo aver consegnato la Sacra Bibbia alle matricole del Ludovicianum, evento che si fa tutti gli anni, ha parlato proprio dei collegi descrivendoli quale la punta di diamante dell'offerta formativa dell'Università Cattolica. Ecco, io come Leonardo, come universitario e come collegiale, sento di confermare e condividere queste parole dette da il Vescovo. Grazie. Grazie Leonardo. Ora, sempre dalle voci di chi vive un'esperienza di vita comune nei collegi dell'Università Cattolica, sentiamo Angelica Pedone del Collegio Paolo V. Prego Angelica. Benvenuta. Buonasera a tutti, grazie. Come appunto grazie della presentazione, mi presento, sono Angelica Pedone, studentessa al 4° anno della Facoltà di Giurisprudenza e anche al 4° anno nel Collegio Paolo VI nella sede di Milano. In questo mio breve intervento cercherò appunto di mettere a fuoco che cosa questa esperienza di vita comunitaria mi ha dato e quali eventi, quali attività ritengo siano stati fondamentali per la crescita della persona e la sua formazione completa. Il collegio permette certamente, attraverso il suo progetto formativo, come ha anticipato già il mio collega Leonardo, di adempiere a quello che in fondo è il fine ultimo della nostra università, voluto fortemente dai suoi fondatori, tra cui ricordo appunto Padre Gemelli e Ermita Barelli, ossia il dialogo tra scienza e fede. Questo all'interno della dimensione collegiale si compie in pienezza, grazie anche al lavoro e alla collaborazione
delle commissioni che sono all'interno. Anch'io, come Leonardo, faccio parte della commissione liturgica da ormai 4 anni, che accanto a tutte le altre commissioni, culturale, volontariato, si preoccupa in particolare di curare la dimensione spirituale dei ragazzi e delle ragazze presenti appunto nel collegio. Sono felice quindi di riportare la mia esperienza e il mio vissuto distinguendo due diverse dimensioni, quella strettamente interna al collegio, che come ricordata in parte dal mio collega, è quella che si svolge quindi prevalentemente all'interno della nostra vita in comunità e che ha come attività fondamentali la partecipazione alla Santa Messa settimanale e anche altri eventi, quali ricordo il ritiro spirituale a Desenzano del Garda, che da noi è un appuntamento annuale, e anche diversi incontri di lettura e di commento delle Sacre Scritture, supervisionati dalle nostre guide spirituali, che sono nel mio caso padre Marco Salvioli, che è un padre domenicano della comunità e del monastero di Santa Maria delle Grazie e della nostra comunità delle Suore. Tutti questi momenti ritengo siano indispensabili al fine di appunto formare quella che è la nostra persona, non soltanto dal punto di vista accademico, che poi è quello che offrono tutte le università, ma dal punto di vista umano. E sono dei momenti che consentono davvero, che ho sperimentato, consentono di riflettere, di fermarsi e di chiedersi dove mi trovo e che cosa sto facendo, quindi di riflettere più che altro sullo scopo vero della nostra vita, al di là di quella che può essere la formazione accademica, che per quanto importante, magari a volte non basta per essere totalmente e pienamente parte fondamentale all'interno della nostra società. La seconda dimensione che si sviluppa nel nostro collegio è lo stretto legame, la stretta connessione con il centro pastorale della nostra università, del quale il nostro collegio accoglie tantissime iniziative, numerose proposte. Quelle che ricordo con più affetto sono certamente la partecipazione agli esercizi spirituali in tempo di Quaresima, guidati dal nostro assistente spirituale, appunto Monsignor Giulio Dori, dell'Università Cattolica, con cui tantissimi giovani si preparano insieme alla Santa Pasqua, e un progetto che è stato molto caro al mio collegio, quello di volontariato Be Present, che ci ha permesso a tutte le ragazze che appunto si sono volute mettere in gioco di metterci appunto in relazione con il diverso da noi, aprirsi al mondo che ci circonda e vivere l'esperienza del volontariato proprio come missione quotidiana, anche alla luce del periodo che stiamo attraversando, che appunto sappiamo essere segnato da povertà e sofferenze. Be Present, l'esperienza del volontariato, richiama fortemente anche la dimensione del dono, che come è emerso appunto dalla mia esperienza personale, diviene un donarsi all'altro, però per far vivere se stessi veramente, ricevendo in cambio tutto l'amore e la gratitudine dell'altro, che poi diventa la gioia e la ricompensa più grande. E difatti appunto tutte queste esperienze, anche altre che sono certamente anche intercollegiali, quindi vedono il dialogo anche tra gli altri collegi dell'Università Cattolica, permettono, come è stato detto all'inizio, di adempiere e di rendere effettiva e reale, quindi viva e vera, la crescita personale e il dialogo con la fede. Per cui anche accompagnarci insieme e rendere viva la relazione con l'altro diventano il valore fondamentale, io credo, della nostra vita, che può essere appunto in questo modo vissuta pienamente. Bene, grazie Angelica. A chiudere questo brevissimo, istantaneo, direi, viaggio nella vita comune dei collegi dell'università, Irene Ferrami, che è aiuto direttrice
al Collegio Marianum. Segnalo anche un commento a tutti voi partecipanti a questo nostro incontro che è arrivato sulla chat, che trovo particolarmente significativo, da una persona che ci ha seguito, che ci sta seguendo e che ritiene che questo incontro offra al mondo una grande speranza, perché questi giovani sono davvero la salvezza. Sicuramente si riferisce ai giovani che stanno parlando, non all'incontro in sé, che in sé è una limitatissima, diciamo, dialogo attorno a queste esperienze, ma il volto, la voce, le esperienze raccontate effettivamente offrono questo sguardo diverso, come diceva Filippo nel suo intervento di prima. Prego, Irene. Grazie. Sì, allora innanzitutto buonasera anche da parte mia. Io sono Irene, sono al primo anno magistrale di lingue e letterature straniere, al quarto anno in collegio, ma come diceva prima il nostro moderatore, al primo anno in direzione del suddetto collegio, che è il Collegio Marianum, appunto. Questo mio essere in direzione, come ruolo di aiuto direttrice e tutor delle matricole, mi permette di affiancarmi al primo ingresso in collegio di quelle che sono le nostre matricole del corrente anno, e in particolar modo di affiancarmi a loro nel subentrare in realtà già formata, che è quella della comunità di collegiali del secondo anno in su, che hanno già vissuto la realtà collegiale, e aiutarle dunque ad integrarsi e a fare amicizia tra di loro. Dunque il mio ruolo è quello di fare da ponte tra una comunità già formata e una comunità da formarsi, e per far ciò all'interno dell'equipe di direzione organizziamo molteplici attività di accoglienza pura, per far sì che le collegiali che entrano in questo nostro collegio abbiano la possibilità di conoscersi e di in effetti non avere ostacoli nella conoscere anche chi ha già un'amicizia consolidata magari all'interno del nostro collegio. In effetti c'è da sottolineare che il primo ingresso in una struttura come la nostra, non dico che è difficile, ma è decisamente forte, perché si lascia la propria famiglia, si lasciano i propri affetti, ci si trasferisce in una nuova città e si ritrova ad avere come coinquilini 150 ragazze. Dunque è decisamente un'impresa tosta, ma le attività che organizziamo, il progetto formativo cui il nostro collegio aderisce, istituito dall'Università Cattolica, ci permette di non solo favorire una creazione di una comunità ben coesa, ma anche di dare alle nostre collegiali quel quid in più che uno studente universitario, che magari vive semplicemente in un appartamento con qualche coinquilino che già conosceva, non può avere. Al di là delle motivazioni di punto di vista formativo di questo, cioè le conferenze e le attività culturali a cui le nostre collegiali hanno accesso, proprio perché la vicinanza che il nostro collegio ha con l'università e che in generale i collegi in campus hanno con l'università non è solo fisica, ma è anche una forte vicinanza dal punto di vista culturale e formativo. Al di là di questo, dicevo, quel quid in più è costituito proprio dal fatto di poter avere uno sguardo su tante realtà diverse, quindi conoscere tanti collegiali che sono nella stessa situazione della propria, quindi sono tante collegiali che frequentano l'università, fanno però facoltà diverse, hanno provenienze geografiche diverse, come sottolineava prima Leonardo, se non sbaglio, e dover condividere anche gli spazi comuni con così tante persone non è una realtà che è facile da gestire in primo acchito, ma che si impara a fare. Filippo di Casalegami diceva che da loro non è necessario prenotarsi per la lavatrice. Ecco, ad esempio da noi è necessario, perché 150 ragazze hanno bisogno di prenotarsi sulla tabella. Quindi sono proprio delle realtà che si imparano vivendo e che come aiuto direttrice e in generale come, appunto dicevo, tutor delle matricole, mi impegno a condividere e a far imparare, ecco. Diciamo che la bellezza della nostra comunità collegiale appunto è proprio il fatto di non avere barriere tra anni, di poterci permettere di avere incontri di facoltà in cui, ad esempio, studentesse del quinto anno dialogano con studentesse del primo dando consigli. Studentesse che se non avessero fatto la scelta i 5 anni prima o l'anno stesso di entrare in collegio non sarebbero mai conosciute. Grazie, grazie, grazie Irene. Ora tornerei dalla una dei curatori, una curatrice del volume, che è Paola Bignardi, protagonista di tante ricerche dell'Osservatorio Giovani di questi anni, che ha
insieme a Fabio Introini e Cristina Pasqualini, ha indagato questa particolare realtà. Abbiamo via della vita comunitaria di giovani, è una realtà non così diffusa, non così conosciuta. Abbiamo viaggiato da esperienze molto forti, molto intense, proprio di scelte di vita, di vocazione, si è parlato anche come le comunità legami e comunità Efraim, a una condivisione più larga, un'occasione di vita comune che è più occasionale, potremmo dire, no? Sì. Legata all'esperienza di vita universitaria, che però presenta a sua volta tante occasioni, tanta ricchezza, tante occasioni di riflessione e di scelta. Dal tuo punto di vista di curatrice del volume, che avete esplorato molte esperienze, molte realtà, che cosa dice questo desiderio di alcuni giovani, perlomeno, no? Di poter condividere un pezzo della propria strada insieme? Riprendo una domanda che era stata un'espressione che è stata usata poco fa: cosa sto facendo della mia vita? Ecco, condividere con altri questa domanda: cosa sto facendo della mia vita? Prego, Paola. Grazie, grazie. Beh, abbiamo ascoltato una carrellata di esperienze veramente molto intensa, molto significativa, che fa molto pensare. Certo non si può dire che le esperienze di vita comune siano delle esperienze così molto diffuse tra i giovani. È un'esperienza singolare questa, un'esperienza direi anche in qualche modo selettiva, perché implica delle scelte di vita molto importanti. Però mi pare che in questa esperienza, sia quelle più intense che sono il frutto di una scelta, sia quelle del collegio che hanno un carattere più occasionale, hanno degli elementi comuni non solo tra le diverse esperienze, ma comuni alle domande dei giovani di oggi, dei giovani in generale. Ad esempio, mi pare che Vita Comune parli della importanza che nella vita dei giovani hanno le relazioni, e che dicano, da un altro punto di vista, di come a livello ecclesiale la ricerca dei giovani li spinga verso relazioni che nella comunità cristiana non riescono a trovare. Facilmente sentiamo o raccogliamo anche nelle nostre ricerche o nel nostro conversare comune la dichiarazione del disagio dei giovani in comunità cristiane, che sono fredde, che sono anonime, che sono impersonali, che sono delle comunità quasi più di nome che di fatto. Ecco, mi pare che le esperienze di vita comune siano un modo per rispondere creativamente a questo disagio. Cioè, ci sono dei giovani che davanti a questa difficoltà di vivere una domanda normale nella loro esperienza giovanile e anche molto importante e qualificante, non si fermano a lamentarsi del fatto che nella comunità cristiana non trovano questo aspetto che cercano, ma in qualche modo in maniera creativa hanno dato vita ad esperienze in cui possono essere protagonisti di un'esperienza comunitaria e di un'esperienza ecclesiale che è impostata secondo quella domanda reale di vita e di autenticità che i giovani avvertono. E dentro questa esperienza in cui la Chiesa come comunità si può in qualche modo, uso un termine, non so se forse è inappropriato, ma inventare, cioè costruire secondo il proprio pensiero, non entrare in un'esperienza codificata e prefabbricata, dentro questa esperienza ecclesiale i giovani ritrovano anche il senso della loro fede, ritrovano soprattutto quello che per loro è molto difficile, il profilo di una fede da adulti, di una fede adulta da adulti. Cioè, nel momento in cui
un giovane non trova più adatto a sé l'andare all'oratorio, l'essere educatore dei più piccoli, essere catechista. Si chiede: ma che cosa vuol dire per me essere cristiano? Che cosa vuol dire per me che ho un'attività di lavoro, che sto pensando una mia famiglia, che ho degli impegni nella società? Che cosa vuol dire la mia fede e soprattutto che rapporto ci può essere tra la mia esperienza di fede e la comunità cristiana? Ecco, mi pare che Vita Comune accoglie la sfida di pensare una esperienza comunitaria dove la ordinarietà di una vita adulta trova il modo di collocarsi, dove l'ordinarietà della vita adulta può sperimentare una dimensione comunitaria che permane e che è possibile. Quindi, da un certo punto di vista, mi pare che Vita Comune, nella sua singolarità e anche nel suo carattere sicuramente di esperienza minoritaria, però abbia le coordinate per consentire nella comunità cristiana di ripensare in qualche modo quale chiesa offrire ai giovani, qual è il profilo di chiesa che oggi i giovani cercano e che ritengono, che dimostrano essere possibile. Allora, mi pare che si potrebbe dire che Vita Comune è in qualche modo il laboratorio di una chiesa che verrà, cioè di una chiesa umana, di una chiesa fraterna, di una chiesa in cui le relazioni sono importanti, in cui si sta insieme non in maniera formale o in maniera rituale e basta, ma si sta insieme coinvolgendo tutta la propria umanità e coinvolgendola in un'esperienza fraterna, calda e dentro un'esperienza esistenziale ordinaria in cui ha importanza come ti organizzi per fare la lavatrice, come organizzi gli orari della tua giornata, come ti organizzi per ascoltare le persone che vivono vicino a te anche quando sei stanco, anche quando avresti voglia di fare altro. Ecco, laboratori di una chiesa comunitaria possibile. Mi pare che in qualche modo sia un aspetto, se posso dire, se non è troppo impegnativa questa parola, profetico di questa esperienza, che può essere un punto di riferimento per la Chiesa ordinaria, per la Chiesa di tutti. Grazie, grazie. Grazie Paola per tutti gli spunti che hai offerto. Mi spiace, diciamo, la brevità, naturalmente, ma siamo posti a queste condizioni. I tanti spunti che hai offerto, i tanti spunti di lettura di queste esperienze che hai offerto, soprattutto appunto con uno sguardo rivolto alla Chiesa attuale, la Chiesa che vediamo, che viviamo, e forse indicazioni alla Chiesa che verrà. In questo scorcio finale volevo chiedere un istante a Filippo De Rosa, se è ancora collegato, come spero. Avevo una curiosità da chiedervi, ma come funziona la vita della casa? Avete una regola? C'è un capo casa che viene eletto? Se qualcuno vuol guardare una serie TV e gli altri no, o la partita, gli altri no, cosa succede? Cioè, è la vita anche di una famiglia, tutto sommato, cioè ha degli aspetti di vita familiare, immagino, e quindi, come anche tutte le famiglie, ci sono idee magari anche diverse, no? Sì, hai un minuto, una risposta telegrafica. Sì, ma direi che al centro, come diceva bene Paola Bignardi, c'è la relazione. Quindi, ecco, direi che l'altro ha la precedenza e la cosa bella è che nella cura, nell'amore, oserei dire, questa cosa diventa veramente naturale, spontanea. Cioè, se crediamo che nell'unicità dell'altro, nella creatività che può sprigionare, no? come persona, come essere umano, veramente tenendo questo sguardo è molto facile poi fare un passo indietro e dargli spazio.
Però il capo c'è ed è Valeria. No, è molto naturale nel momento in cui si mette davanti il fratello. E questo, cioè, Alessandro cucina sempre per noi e dice, Ale, ma no, non ti pesa, no? Cioè, così, ma lui lo fa veramente con amore. È lui il nostro capo, il nostro esempio, la nostra guida. Questo sì. Va bene, grazie. Una battuta vorrei chiedere a Fabio o Cristina, seconda, proprio in chiusura. Paola ha dato alcuni spunti, alcuni elementi proprio sul tema di ciò che queste esperienze dicono alla realtà, alla vita della Chiesa di oggi. Ma queste esperienze di giovani, cosa dicono, cosa vedete voi in queste esperienze che possono essere utili, interessanti, che gettano, come dire, uno sguardo, un riflettore sulla vita dei giovani più in generale, cioè questo tema di una vita, il bisogno o la scelta di una vita comunitaria riguarda anche giovani che non hanno una dimensione di fede così chiara, così profonda, può riguardarli? Che domanda o che proposta può diventare per i giovani nella condizione che vivono in questo momento? Scusate la brevità, ma è così, uno spunto finale. Guarda, Roberto, ti ringrazio. Approfitto per dire che appunto anch'io condivido moltissimo le cose che ha detto Paola. Appunto, noi all'inizio parlavamo di innovazione, lei giustamente ha parlato di laboratori, siamo direi in perfetta sintonia. Il tema è sicuramente quello delle relazioni, come cercavo di dire in partenza. Secondo il nostro punto di vista, la vita comune, da, diciamo, trasversalmente rispetto anche alle appartenenze religiose o di fede, è un laboratorio di relazioni solide, cioè in vita comune si capisce che in qualche modo la relazione costa anche un po' di fatica, ma, come dire, non è che la molli lì appena le cose vanno un po' male. E rispetto a quest'altra domanda, cioè alla possibilità di, a quello che dice anche a giovani, diciamo, che magari non si riconoscono nella Chiesa o non sono così vicini, direi due cose. Il nostro sondaggio ha dimostrato che anche le persone che non vivono in un gruppo giovani, che non sono cresciuti nei gruppi giovani, per esempio degli oratori, o che hanno avuto un'iniziazione cristiana molto forte, sono comunque attratti da questa esperienza. Del resto, l'idea di vita comunitaria è talmente radicata anche, come dire, nella storia occidentale, e ha matrici le più varie, potremmo dire. E mi piace citare, per chiudere, l'esperienza proprio di Efraim, dove in effetti c'è la possibilità di, diciamo, questa anche ovviamente anche in Casa Legami, però in Efraim, diciamo così, il loro percorso formativo, quello che loro esplicitamente portano avanti, è legato proprio a questa idea dell'uomo planetario che crea, diciamo, confronto anche tra forme diverse di spiritualità, perché diciamo così, la spiritualità che non si riconosce per forza nella matrice cristiana ha degli elementi che in effetti possono diciamo fecondarsi con quella cristiana, così come viceversa, quindi diventa un laboratorio dove nella relazione si cresce anche nel confronto, non solo nella fede ma anche delle fedi, mi verrebbe da dire. Va bene, allora io ringrazio tutti, siamo andati appena oltre, diciamo, l'impegno di durata che ci eravamo presi, abbiamo dialogato con diverse voci, non le riassumo tutte, ma ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e coloro che ci hanno seguito. Abbiamo dialogato attorno alla ricerca intitolata Oasi di Fraternità, che è un ebook pubblicato da Vita e Pensiero, Nuove esperienze di vita comune giovanile, curato da Fabio Introini, Paola Bignardi, Cristina Pasqualini. Io vi ringrazio tutti quanti. Scusate, è arrivato adesso un commento, mi pare molto significativo, ci dice una persona che ci ha seguito fino adesso: in tutte queste esperienze i giovani non si sono scelti ma si sono trovati, e mi pare molto significativo per le nostre proposte educative ecclesiali. Bene, c'è anche un ringraziamento da questo punto di vista, un ringraziamento che faccio mio anche a nome dell'Istituto Toniolo dell'Università Cattolica, e grazie per aver vissuto quest'ora in vostra compagnia. Buona serata.